La volete una tazza di torta? No, non ho sbagliato. È una delle ricette che la nostra Ilenia Bazzacco, la nostra master chef Ilenia Bazzacco, cucinerà oggi. Ma come prima ricetta abbiamo qualcosa di molto sfizioso, un tortino di radicchio di Treviso, naturalmente. La nostra Ilenia, essendo di Asolo, non ha voluto mancare a rendere omaggio al suo paese. E allora andiamo subito a fare la spesa. Bellissimo per il nostro tortino di radicchio, eccolo! Trovato subito. Ciao, ciao Cristina. Ciao. Ho visto subito quello che mi serve, sai? Ho questo radicchio qua. Guarda, esatto. Che costina fina. Ma è bellissimo anche solo da vedere. Grazie. Bellissimo, sì, anche solo da vedere. E guarda che composizione. Ricchi, le puntarelle, le cime di rapa. Meraviglia. Ascolta, noi dobbiamo fare un tortino di radicchio di Treviso. Buono. Un bel tortino. Quindi ci siamo? Sì. Quante gambette? Tre cespi. Tre cespi. Ilenia è molto precisa nelle dosi. Petti medi, corti. Ecco, quello non me l'ha detto, vedi? Non è molto precisa nelle dosi. Eccoli. Meravigliosi. Ecco. Ilenia sarà contenta perché sono piccolini. Bene. E adesso inizia la giornata. Bene. Devo proseguire. Forza Anna. Buona giornata. Bisogna. Grazie. Ciao. Buon lavoro. Ciao. 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 Il nostro Alberto. Sì, carissima. Ciao. Oggi compro metà del tuo negozio. Bene. Mi servono 250 grammi di asiago fresco, 150 grammi di speck tagliato sottile, 20 grammi di burro, quindi insomma un panetto di burro, che quello ci sta sempre, esatto, in frigo non manca mai. E poi parmigiano reggiano. Perfetto. Va bene? Cominciamo con l'asiago. Cominciamo con l'asiago. Va bene. Poi abbiamo una crema fatta con le noci, però con noci e roviola di cavolo. Un panetto di burro e un pezzo di parmigiano. Oh, eccezionale, eccezionale Alberto. Grazie, grazie mille. A posto, alla prossima. Ciao. Ciao. Buongiorno Elisabetta. Buongiorno. È sempre un piacere tornare. Grazie, anche per noi. Allora, pensa, oggi faremo una tazza di torta. Perfetto. Non una fetta, proprio una tazza. Allora ci serve cacao amaro in polvere, le gocce di cioccolato e zucchero. Allora, il cacao amaro in polvere della Venti e le gocce di cioccolato, che è meraviglioso, e dello zucchero. Ottimo, abbiamo tutto. Abbiamo tutto. Di controllare, allora, abbiamo preso questo, cacao, gocce, ho tutto. Certo. Posso andare. Ciao. La sua voce è un portento, ha solo 30 anni ma è già stato ribattezzato il Bocelli del Trentino. È con grande piacere che abbiamo con noi Riccardo Cis. Ben ritrovato a Due Chiacchiere in Cucina. Grazie mille. Insomma, il Bocelli del Trentino, cioè, le orme di Bocelli stai seguendo, cioè... Non... È un po' impossibile arrivare a Bocelli, però ce la metto tutta. Beh, insomma, ci sarà un motivo perché ti hanno ribattezzato così, dai, non essere timido. Un po' di zucchero? Sì, grazie, una. Tra l'altro, tu hai una particolarità in questa voce che dopo sentiremo. Tu sei baritono, ma sei una via di mezzo baritono-tenore, giusto? Sì, allora, diciamo che ho la corposità e il colore baritonale, ma riesco a salire come il tenore, quindi ho questa... Non poco, non poco. Tra le altre cose... Tu adesso ti stai discostando dal genere, diciamo, classico della lirica per abbracciare anche quella che è un po' una cultura pop. Sì, diciamo che gli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la mediaticità, il pop paga, la lirica paga un po' meno, però... Che è un vero peccato, perché noi in Italia poi abbiamo una tradizione lirica. Io arrivo da Verona, perciò con l'Arena, dai... È un vero peccato, però è bello anche aprirsi ad altri generi e scoprire altri mondi, no? Sì, è più, forse, tanti lo definiscono più facile, però arrivi a più pubblico. Sicuramente con il pop arrivi al mondo, mentre con la lirica è un po' più di nicchia ancora. Ascolta, e in cucina come te la cavi?
mi piace sia cucinare, però preferisco mangiare. Ah, allora ti trovi d'accordo con me? Si vede. No, assolutamente, però vedrai che ci divertiremo. Allora adesso noi ci prepariamo, ci prendiamo un minuto di pubblicità e poi torniamo qui e andiamo insieme a cucinare con Ilenia. Riccardo, benvenuto nella nostra cucina. Riccardo, ciao. Piacere, ciao. Piacere mio. La nostra masterchef Ilenia Bazzacco. Lui è il grandissimo. Lui è quello che canta davvero. Ah, quindi non era... non eri te che cantavi allora prima. Ah, ok. Ascolta, grembiulino giallo o verde? Giallo. Oh, sì, e vai. Giallo. No, perché tutti lo vogliono verde, a me piace il giallo tra le altre cose, quindi allora. Come mai? Non so, mi è sempre piaciuto il giallo. Il colore del sole. Bistrattano il verde, invece guarda che bello che è il grembiulino giallo. Sì. Allora, vai tu, ti aiuto, sì, aspetta. È meglio forse, ti aiuto, perché... c'è anche il microfono, quindi... Allora, devi sapere, caro Riccardo, che oggi andremo a cucinare... Un tortino di radicchio trevigiano. Vedi? Vediamo subito gli ingredienti, vediamo così da poi iniziamo. Vediamo gli ingredienti. Ok. Per il tortino di radicchio ci occorrono 250 g di asiago fresco, 3 cespi di radicchio di Treviso tardivo, 150 g di speck tagliato sottile, 20 g di burro, 50 g di parmigiano grattato, sale, pepe, olio extravergine d'oliva e stampini monoporzioni per la cottura. Allora, caro Riccardo, si inizia a cucinare adesso, sì. Eh? Cosa dici? È meglio. Ci raccogliamo le mani. Ci raccogliamo. Tra l'altro hai visto che c'è lo speck, Ilenia. Eh sì. In onore della sua regione, perché tra l'altro appunto siete grandi produttori di speck e quindi non oggi solo. E non solo. Beh, logico. È comunque un'eccellenza vostra. Quindi... Meravigliosa terra del Trentino, sì. Meravigliosa davvero. Tra l'altro salutiamo tutti gli amici del Trentino che ci seguono sempre, vero? Iniziamo. Allora sì. Io ti chiedo momentaneamente di andare a grattugiare il parmigiano. Perfetto. Parmigiano in questo caso, se avete grana padano, è uguale. L'importante è che sia comunque un formaggio stagionato. Io mi occupo adesso, Facciamo di qua. Ecco, vedi. Questa grattugia qui. Di praticamente mondare il radicchio. Mondare il radicchio. Se avete la necessità togliete sempre le foglie esterne che magari hanno subito un attimino di ossidazione e tagliamo la parte appunto della radice leggermente, però mantenendolo intero. A questo punto andiamo a fare una piccola croce, non arrivando fino all'inizio. Ma dai, sì. E questo perché? Adesso vedrai, perché è l'unico modo per riuscire a tenerlo intero. Perché noi dovremo avere non pezzettini, ma bensì il quarto intero. Perché poi appunto andremo a brasarlo. Capito il trucchetto per tagliarlo. Vedi? Sì, vedi? Che ti resta comunque intero. No, quanto te ne serve? Ancora sì, ancora un altro pochino. Mi racconti un po' di Riccardo? Ah, tra l'altro Ilenia, io ho scoperto che lui conosce molto bene, perché lavorano insieme, uno degli ospiti che è venuto da noi in studio, ossia Claudio Corradini. Ma dai! Sì. È tuo produttore? Sì, oltre che arrangiatore anche produttore. Sì, perché sai che Claudio ha avuto tutta una storia davvero di collaborazioni che è difficile elencare. Ma perfetto, ascolta, grazie, sai. Me lo vai a riporre lì? Ok. Se vuoi aiutarti magari con... Coltello, scusami Anna. Niente, io sono molto curiosa però, Riccardo, prima di raccontare quello che tu stai facendo adesso, io vorrei capire come hai iniziato, perché tu sei giovanissimo, hai 30 anni, come hai iniziato a cantare? Ho iniziato... Poi, la lirica, voglio dire. Per puro caso, sono onesto. Per puro caso? Per puro caso, una sera... Per caso hai scoperto di avere questa vociona? Sì. Una sera ero al karaoke con degli amici, che ormai è la moda del momento il karaoke, quindi... E cantando una canzone... Da un cucchiaio? Sì, grazie, se preferisco, se no facciamo... Aspetta, grazie. Siamo attrezzatissimi, ecco. Appunto, cantando una canzone di Zucchero e Pavarotti, ho intrapreso, diciamo, la mia prima esibizione dal vivo, era appunto Miserere di Zucchero e Pavarotti, dai. E da lì ho scoperto... Si può sentire, e lo facciamo cantare, sì. Proprio adesso? Dai. Ok. Dai, faccio io qua. Noi siamo per il live, vero? Miserere. Non abbiamo capito, non abbiamo scusa. Sentito me. E misero me, però brinda la vita.
Grazie. Bravissima. Saprei fare di meglio, però mi astengo. Ah, sì, proviamo. Sì, perché no, guarda, ho solo di mal di gola. Sì, oggi proprio un attimo di reucedine. Complimenti, ma, davvero. Tra l'altro, non avendo mai fatto karaoke, magari potrei scoprire anch'io. È un ottimo metodo per scoprire. C'è una cosa. Ma che bello, però, che voce, mamma mia. Ma quanti decibel arrivi, perché veramente. Hai mai misurato quanti decibel? No, ho fatto l'esame all'alfoniatra e mi ha detto che sono parecchi. Però non ha detto quanti? No, meglio di no, non voglio saperlo. Ascoltami, e dopo questa rivelazione? Dopo questa rivelazione, su consiglio appunto dei miei amici e di mia madre, ho intrapreso appunto lo studio. Quanti anni avevi? Avevo 17-18 anni. Ragazzino. Era un po' tardino anche per capire la voce, che voce era, perché di solito si inizia prima a cantare. Però è stato un colpo di fortuna. Mamma mia, e quindi hai iniziato a studiare, immagino. Sì, quindi naturalmente non ci può essere una buona pratica senza una buona teoria sotto, giusto? Certo, civica, conservatorio e via dicendo. Oh, scusa, hai ragione. Allora, hai ragione. Una piccola parentesi, sì. Nel frattempo, mentre vado a brasare appunto il radicchio, vai a imburrarmi tutti gli stampini, magari non tutti, vediamo quanti ne vengono, 3, 6, ne facciamo 9 intanto, dopo vediamo se ci avanza del radicchio, mettiamo anche il resto. E ascolta Elena, tu... Proprio alla buona. Alla buona, quindi assolutamente non ti faccio pezzettini, ma so... Vai proprio, allora... Io mi ero distratta, presa da... No, mi dispiace anche interrompere, ma non voglio far perdere qualche passaggio. Allora, olio caldo. Abbiamo regolato di sale, sì. Adesso prenderò il pepe e do appunto anche un giro di pepe, grazie. Sì, perché tu ci hai insegnato questo trucchetto per insaporire bene il radicchio, quindi... Più che altro non tanto per insaporire, ma perché appunto se noi andiamo a regolare di sale e di pepe o all'inizio della cottura o verso la fine, cosa succede? Che all'interno appunto delle foglie che sono magari leggermente arricciate mi si va a fermare appunto i grani, una parte più grossolana di sale, ed è spiacevole poi trovarla in bocca. Se noi invece ce l'abbiamo già sciolta nell'olio, il problema poi non sussiste. Adesso noi dobbiamo solo andare a fuoco naturalmente adesso acceso, non naturalmente con temperature altissime, a stufare o brasare appunto il nostro radicchio. Ecco, quindi qui è stato questo procedimento, va avanti, esatto, continuo vai a indagare pure. Ma volevo solo far vedere questo passaggio. Ecco, dai. Tra l'altro, quindi hai iniziato a studiare e poi hai iniziato a esibirti. Sì, ho fatto un debutto al Casinò di Arco nella mia terra. Poi ho avuto possibilità anche di andare all'Arena. Ah, mia Arena di Verona. Ho avuto possibilità anche di andare all'estero ultimamente, quindi sono molto contento anche del percorso che sto facendo. Sì, perché lui ha fatto una scelta a un certo punto molto interessante, ossia quello di unire la sua voce, che è classica, la lirica appunto, un baritono tenore, che si avvicina al pop. Al pop. Quindi un po', possiamo dire che un po' ti riavvicini a quell'episodio che ti ha fatto scoprire questa voce, perché Miserere di fatto tra Zucchero e Pavarotti. Sì, devo dire che forse è stato quello che un po' un segno del destino, è stato il destino. O il destino già ti faceva capire cosa dovevi fare. Cosa dovevo fare. E raccontaci invece di questa scelta. Tu sei in giro con uno spettacolo. Sì, io Voyager, già giusto? L'anno scorso appunto ho cominciato la mia produzione in collaborazione con uno studio televisivo, ex format, se si può dire. Quindi, sì, bene. E ormai. Praticamente abbiamo deciso di unire tutto quello che riguarda l'arte, quindi musica, teatro, danza, poesia e cinema, all'interno di un unico spettacolo che racchiude la musica e la storia della musica dal 1700 ai giorni d'oggi. Wow, cioè quindi veramente un viaggio nella storia della musica. Sì. Ottimo. Un viaggio appunto si chiama Voyager, per sì. Il viaggiatore, quindi nella musica. Vediamo come sta invece procedendo, arrangiando i torti, la base. La base. Allora andiamo a foderare con lo speck in questo caso. Quindi mi raccomando, teniamoci sempre un attimino più parchi rispetto al sale, perché abbiamo una grande sapidità data dallo speck, appunto, che poi cuoce ed esalta ancora di più la parte salata. Li andiamo a foderare. Un po' più o meno, ti ricordi come le frittatine che abbiamo fatto da mettere al forno, che poi le anche rifatte. Eh sì, io l'ho fatta a casa.
E visto che ho visto che a livello di taglio tutto sei una meraviglia, volevo darti una mano anche lì, ma allora ne approfitto per velocizzare e chiederti se mi vai a tagliare a pezzettini l'asiago. Perfetto. Asiago cubetti? O sì, cubetti. Asiago o qualsiasi altro formaggio a pasta filata. Quindi non che, cioè non pasta filata, ma pasta morbida. Occhio alle dita. Sì. Noi siamo sempre tranquilli. Quindi ne ho 10. Vabbè, allora guarda, se ne hai 10. Bene, dai Riccardo, insomma, carino questo Voyager. Quindi da quanto mi dicevi che è in giro già un annetto? Allora, la produzione effettiva, appunto, l'anno scorso abbiamo finito nel 2013, non nel 2014. Ah, ok, quindi. E però abbiamo avuto delle modifiche, dei ritardi, come sempre succede in questo mondo. E ha cominciato appunto nel 2014 ad uscire le prime date. È in continua evoluzione. Tanto che sto aspettando appunto anche con l'estero di portarlo all'estero. È molto interessante questo, adesso approfondiamo questo aspetto. Beh, insomma, abbiamo già finito, abbiamo i nostri tortini, la base è già pronta. Esatto, e adesso Elenia, trasferiamo nel piatto che così praticamente sul piatto, nel piatto praticamente per far raffreddare leggermente. Vedi, Riccardo è stato bravissimo, ha già tagliato tutto il formaggio tranne questo pezzettino, che poverino. Se n'è andato. Succede. Dobbiamo sempre conteggiare un po' di quantità in più. Allora, ti chiedo di aiutarmi, così poi le saprai rifare anche tu. Allora, prendiamo un quarto di radicchio e andiamo ad avvolgerlo praticamente all'interno del tortino. Se fossero freddi si riuscirebbe a lavorarli un po' meglio, visto appunto che con le forchette si lavora sempre peggio rispetto che con le mani. Beh, noi abbiamo un po' la tempistica limitata, quindi allora, ci accontentiamo. Facciamo un piccolo nido, ok, all'interno, dove alloggeranno questi splendidi pezzettini di asiago. Andiamo a polverizzare con un po' di formaggio per dire, e poi leggermente chiudiamo molto con lo speck. Molto interessante. Ok, così si procede con tutti gli altri. Che carini sono. Brava che sei, Elenia, guarda, non pensavo. Grazie. Io ti giuro, chiederò in redazione se è possibile fare una puntata dove te cucini e io faccio le domande intelligenti, tipo, no? Come più delle mie? Sì, dovrò studiare. Non so se riuscirai. Lo facciamo un giorno che tu cucini. Ma per me va bene. Dai. Oggi cuciniamo un panino con la soppressa. Gli ingredienti. Soppressa. Un panino. Soppressa. Che tipo di pane? Adesso non andiamo sul complicato. Ma lo sai che adesso la pasta madre ci porterà il pane? Sì. Devo ancora fare una ricetta con la pasta madre. Dai, però continua a rinfrescare. Avrà 450 kg di pasta madre. Mamma mia, è pazzesco. Là. Ascolta, niente, allora adesso facciamo questi tortini e poi vanno in forno a 180 gradi per circa 10 minuti. Noi intanto possiamo continuare. Sì. Poi li mettiamo in forno. Cosa dici? Esatto. Allora, adesso noi intanto, finché finiamo di riempire i nostri fagottini, tenendo conto che poi andranno in forno, in questo lasso di tempo ci mettiamo un attimino e andiamo invece a scoprire una delle eccellenze del nostro territorio. Eccoci ritrovati nel nostro angolo delle eccellenze, con noi c'è ancora Giuseppe Borini, il direttore del gruppo Azzove, che come già abbiamo capito ieri è una realtà unica non solo nel panorama veneto ma anche nel panorama italiano. Certo. Ben ritrovato direttore. Ben trovata, grazie. Allora, oggi vorrei accendere un riflettore su una realtà importante che è un progetto che si chiama Qualità Verificata. Esatto. Mi corregga se sbaglio, no. Vero? Mi bacchetti pure, direttore. Corretto, corretto. Ci parla un po' di questo progetto, di che cosa si tratta? Allora, Qualità Verificata è un progetto della Regione Veneto che prende origine da una legge regionale, che è la 12 del 2001, che ha avuto poi modifiche nel corso del tempo e che comunque tra il 2012 e 2013 ha raggiunto un completamento e ha portato
alla definizione di alcuni disciplinari di produzione con caratteristiche qualitative delle produzioni migliori rispetto a quanto previsto dalla norma. È un progetto che comprende diversi prodotti di eccellenza della Regione Veneto. Ovviamente noi parliamo di carni bovine, però all'interno del progetto QV possono esserci anche i prodotti della ortofrutta, può esserci il latte, si sta lavorando per i derivati e potrebbe esserci anche il pesce. Quindi è un marchio della Regione Veneto che viene dato in concessione ai produttori e alle organizzazioni dei produttori per fare un percorso di crescita attraverso la distribuzione nell'interesse del consumatore. Quindi dire siamo in grado di proporre un prodotto che ha caratteristiche qualitative superiori, perché il disciplinare è sottoposto a controllo da parte seconda e autocontrollo interno. Quindi gli allevatori, i nostri soci che aderiscono a questo progetto rispettano le norme più rigide in termini di alimentazione, in termini di benessere degli animali, in termini di modalità di gestione complessiva dell'allevamento. Questo ci porta ad avere un prodotto, caso specifico carne bovina, con caratteristiche che noi riteniamo essere superiori. Noi come sappiamo, come possiamo andare alla ricerca di queste carni che sono certificate, controllate, diciamo, dalla terra alla nostra tavola? Esatto, e questo è proprio anche il nostro slogan, cioè noi andiamo una filiera, abbiamo anche una certificazione di filiera che controlla dal campo, perché partiamo dall'alimentazione, dalla coltivazione dei terreni, fino alla tavola del consumatore. I progetti, come sappiamo, e nel modo particolare per le carni, richiedono dei tempi, perché dobbiamo dialogare anche con la distribuzione, certo. Nel senso che la carne bovina non è un prodotto confezionato quale potrebbe essere una bottiglia di vino che viene messa e ha una propria etichetta. In questo caso c'è tutto il percorso di tracciabilità, di etichettatura, di lavorazione, di preparazione delle carni come noi le troviamo o in macelleria o sul punto vendita, che richiede un certo tempo. La Regione Veneto ha già lanciato una campagna di comunicazione nei mesi di novembre-dicembre e sta per concludersi, dove viene appunto presentato questo progetto. Accanto a questa campagna della Regione ci possono essere poi delle azioni di comunicazione che gestiamo come organizzazione. Sì, molto importante la comunicazione, fondamentale per far capire alla gente dove può andare ad acquistare una carne certificata. Esattamente, questo poi potrà essere fatto o con i media classici, quindi la carta stampata piuttosto che la televisione, ma anche attraverso un sito internet, e ovviamente tutto trova completamento nel momento e nella misura in cui sul punto vendita il consumatore trova poi il prodotto. Ecco, se poi qualcuno volesse saperne di più, sì, cosa deve fare? C'è un sito preposto? C'è un sito della Regione Veneto che si chiama proprio Qualità Verificata, possono esserci i siti delle organizzazioni quali la nostra Azove, all'interno del quale si trovano le informazioni sia sui processi di produzione sia sui punti vendita dove può essere trovato il prodotto. Insomma, informazioni utilissime, perché naturalmente poi c'è in gioco la nostra salute. Mangiare bene, mangiare sano, noi lo ripetiamo sempre, questo è anche il nostro slogan, come anche il vostro. Ma quindi noi diciamo che oltre a mangiare bene, mangiare sano, mangiare anche di qualità. Assolutamente. Perché per noi c'è un valore aggiunto proprio in termini di caratteristiche qualitative del prodotto. E quindi è importante che il consumatore lo sappia e che cominci a dialogare con la propria o il macellaio o il punto vendita per chiedere questi prodotti. Quindi io posso entrare dal macellaio e chiedere, io vorrei un prodotto di qualità verificata. Sì, e lui magari mi dice non so niente, però fai una volta, vatti a informare, sì, cominciamo a fare un percorso. Meraviglioso. Okay. Direttore, io la ringrazio per essere stato con noi anche oggi. Grazie. Spero di rivederla presto, perché questi argomenti sono particolarmente interessanti e credo che anche da casa abbiano parecchia curiosità. La ringrazio. Grazie volentieri. E adesso noi torniamo in cucina. Eccoci tornati, che profumino Ilenia, hai che sentito? Profumino. Allora, hai un po' fame? Sì, molta. Dai, non te lo chiedo. Sì, ormai la risposta la sai già. Quindi vediamo subito i nostri tortini. Quanto sono stati in forno? Non mi ricordo già più. 10-15 minuti, tempo che si sciolga il formaggio poi, perché è solamente quella la parte, il radicchio è cotto. Lo speck, in tutto sommato, non ha grandi necessità di cuocere. Vediamo, vediamo. Allora, per prima cosa vediamo di staccare bene tutto. Bisognerebbe lasciarli un po' raffreddare classicamente, come al solito. Aspetta un attimo. Vedi, vedi. C'è il trucco. C'è il trucco. Il trucchettino qui. No, più che altro anche per non scottarsi, perché poi alla fine è una cosa ustionante.
Wow, bello! E naturalmente adesso abbiamo l'olio appunto del radicchio, di tutto che tenta di uscire perché appunto essendo un attimino caldo, e il piatto poi alla fine è bellissimo. Pronto. Aspetta, un piccolo tocco. Vuoi fare il tocco, Ilenia? Eh sì. Con tanto... il nostro radicchio. Allora abbiamo la fonte delle nostre ricette. Che bello. Oh beh. Prendiamo sempre una guarnizione sempre di radicchio. Sempre di radicchio in questo caso. Se si vuole si può fare anche una piccola fondutina, per esempio di formaggio asiago, parmigiano. Abbiamolo un attimo. Complimenti, Ilenia, veramente molto molto bellino. Cosa dici, Riccardo? Lo rifarai a casa? Ci sogli in bocca a guardarlo così. Cucini da per abbiamo te una testa o anche dopo. Per qualcun altro? Scusa. Molte volte per qualcun altro, più gente c'è meglio. L'hai già usata? Sì, sì. Vedi, dai, allora le farai questo tortino. Infatti mi ha detto prima, guai a te se dici di no. Guarda, tocco Ilenia. Beh, la presentazione comunque... Sto imparando con lei, che è molto molto importante. Beh sì. Questo è il nostro piatto. Stavo pensando. Cosa? Sembra un coniglietto. Bene, questo è il nostro piatto finito, allora adesso andiamo a vedere che vino ci abbiniamo. Grazie Anna e grazie Ilenia per aver preparato questo bellissimo tortino a radicchio. Quindi radicchio abbinato con c'è un po' di specche e l'asiago, quindi avevamo bisogno di un vino di buona aromaticità. E allora la mia scelta è caduta su un Col Jugani Chardonnay annata 2013. Col Jugani quindi siamo su terreni vulcanici e di ottima mineralità. E questo Chardonnay si abbina bene sicuramente perché se noi andiamo a versarlo al bicchiere vediamo che ha un colore, un giallo paglierino abbastanza carico con pochi riflessi verdognoli. Quindi è un vino che ha un ottimo colore e se andiamo a sentirlo al profumo sicuramente si nota la mineralità che dicevo, mineralità che si abbina bene all'amarognolo del radicchio e al piatto saporito come può essere come sicuramente sarà il tortino al radicchio. Se andiamo appunto anche a sentirlo poi al sapore, ecco qui si nota sicuramente la nota, come che vi dicevo prima, di un vino molto strutturato. Qui siamo appunto anche sui 12 gradi e mezzo, 13, quindi sta bene l'abbinamento con il tortino. E la temperatura ideale che va a servire questo vino, si va un vino fresco, quindi si va dagli 8 ai 10 gradi. Ripasso la linea per il prossimo abbinamento a Anna e Ilenia. Una tazza di torta, Ilenia? Sì. Eccoci di nuovo qui per la nostra seconda ricetta di cui avete già sentito il titolo. Allora, normalmente si sente questo tipo di preparazione con un titolo inglese, la mug cake, ma siccome noi siamo in Italia, brava. Allora dico, lo diciamo in volete italiano. Una tazza di torta? Certo. Beh, io non dico mai di no. Okay. Vediamo gli ingredienti. Gli ingredienti per una tazza di torta sono 160 g di farina 00, 160 g di zucchero, 8 cucchiai di cacao amaro in polvere, 4 uova, 16 cucchiai di latte, 16 cucchiai di olio di semi, in questo caso di girasole, 200 g di gocce di cioccolato. Molto bene, Riccardo, ti piacciono i dolci? Certo. Ah, vedi, da buon gustaio. Prima i dolci, poi il primo e il secondo. Allora, questa è una ricetta semplicissima, con queste dosi possiamo fare circa 4 tazze di questa dimensione. Bene. Perché adesso noi l'impasto lo dobbiamo versare nelle tazze e riempire a 3/4. A 3/4? Sì, perché comunque tende un attimino a lievitare. Quindi noi abbiamo già preparato le 4 tazze, una per il sommelier, una per Enrico, una per me e una per tutti. Abbiamo fatto le dosi. Giusto. Che non posso dire parolacce in televisione, però secondo me hai già capito cosa vorrei dirti. No, perché dopo le rifarai a casa. Ti vai a mettere appunto le uova. E, ok, aspetta, ti lascio... Beh, sì, qua può mettere... Vai pure.
Tutto quanto, tutto, vero? Allora, tutto quanto. Normalmente cosa si fa? Si prende negli attacchi di panico serali, quando non hai niente da mangiare a casa, di dolce, come comfort food, come si dice sempre, tutti gli ingredienti necessari per una tazza, all'interno appunto di una tazza, con una forchetta mescoliamo e via. E poi 2 minuti e mezzo a 750 watt. Ma che bella cosa questa! È un po' anche... Allora, è una bella cosa, però questi sono ingredienti che normalmente hai a casa, e non, a parte le uova, e non sono a scadenza, per cui tu in ogni istante puoi farti un dolce. Quindi fate una bella spesa, prendete tutte queste cose, ricordate sempre di avere... se siete a dieta. Sempre di avere delle uova fresche, così almeno non ci sbagliamo. Ascolta Riccardo, io vorrei sapere un po' di più riguardo a questo tuo Voyager, e anche a questo tuo progetto, appunto, stai cercando di esportarlo, insomma. Sì. Quindi bellissimo questo tuo progetto, no? E tu parli della musica, della storia della musica, dal Settecento ad oggi. Quindi cosa c'è? Cioè, per farci un'idea. È uno spettacolo multimediale, all'interno di esso vi sono le varie arti, abbiamo appunto danza, teatro, cinema e la musica sotto forma di canto, ma anche di colonne sonore. Quindi cosa, cioè tipo nel Settecento? No, nel Settecento abbiamo ripreso Handel con il Rinaldo, l'opera Rinaldo, e abbiamo la conquista di Gerusalemme, abbiamo rivisitato alcuni aspetti appunto dell'opera e l'abbiamo messa a livello sia teatrale che cinematografico, con dei maxi schermi, con dei ballerini, e viene interpretata l'opera, l'aria più famosa, diciamo, che è Lascia che pianga. Poi 800, 900, arriviamo fino ai giorni nostri, con le colonne sonore più famose, da Gladiatore, Titanic. Ah, cioè proprio anche, proprio, che bello. Padrino e tutto quanto, insomma. Che bello, quindi danza, musica, proprio una bella full immersion. Intanto Ilenia sta mettendo tutti gli ingredienti, anche in questo caso, sì, no, ma non c'è neanche un ordine preciso. Ah, ecco. Si comincia dalle uova e dallo zucchero, perché normalmente appunto è più facile da montare, perché un attimino bisogna lavorare di frusta, a meno che non abbiate lo sbattitore, quello elettrico con le fruste. O se no si fa un po' di palestra e si usano le braccia, e come una volta. Ma non così. Lo spreco di calorie praticamente si azzera. Beh, giusto, bisogna compensare in un certo senso, no? Olio, quindi non burro, e immagino che tu ti sia accorta che non c'è neanche il lievito. No, ma no, allora... Tu quando hai detto, perché poi crescono, mi sono detto, vabbè, mi sono persa qualcosa, perché avrà detto che c'è lievito, io come al solito sono stata disattenta e non l'ho sentito. Invece non c'è lievito, eppure lievita lo stesso, perché comunque abbiamo montato bene anche le uova con lo zucchero, per cui già l'uovo stesso tende ad aumentare e a crescere di volume, e quindi vedrai che lieviteranno ugualmente. Che bella cosa. Gocce di cioccolato. Ma com'è cioccolatoso, mamma mia. Scusate, però è meraviglioso da vedere. No, questo è proprio... Che poi dopo puoi variare, puoi mettere per esempio un pezzettino addirittura di cioccolato intero al centro, che tu quando vai a raccogliere ti trovi questa... Ma chi sei? Una golosa, purtroppo. Mamma mia. Ok. Allora, ma si può fare senza cacao? Sì. Perché non ti piace il cacao? No, perché me l'ha scritto Enrico sul foglio, quindi volevo sapere. Enrico, venga qui. Ma neanche il cacao ti piace, Enrico? Ti piace? Ah, ok, quindi tu dici farlo bianco. No, per chi magari, a chi non piace il cacao. Allora, vai a sostituire il quantitativo di cacao, metti la farina, perché comunque il cacao è una polvere. Giusto. E quindi va a pareggiare con... Sempre con le gocce però di cioccolato. Oppure anche con la frutta secca, con le bacche di goji, con della frutta secca disidratata, lamponi, cioè puoi variare come vuoi. Le varianti sono infinite alla fine, dai, vedi, che bello. Allora adesso ne andiamo a riempire. Andiamo a riempire, diamo un'ultima mescolata bene anche al fondo. Tu sei stato negli Emirati Arabi ultimamente, sì. Giusto? Per presentare il tuo progetto. Sono andato là sia per presentare il mio progetto che logicamente per tentare anche una carriera là, soprattutto nel Qatar. Loro sono molto interessati alla nostra loro lingua, amano, oppure no? Amano tutto quello che è italiano, soprattutto la musica, e difatti ho avuto l'occasione di cantare davanti a uno sceicco, wow. Una barca. Chiamaci. Poca roba, chiamiamo, insomma. Chiamiamo barca perché era una... C'è bisogno di una conduttrice sulla barca, non c'è nessun problema, io mi offro... È veramente bellissimo, un posto. Serve una cuoca? Penso che ne abbiano bisogno, perché cucina italiana non ne fanno, quindi tutto shish kebab, e pesce e altre cose, quindi la carbonara non c'è, ecco.
che una buona carbonara. Ma non è caso forse per loro. Non si può, perché con, è giusto perché con c'è con la pancetta la faranno di vitello. Vabbè, secondo me se l'assaggiano la mangiano lo stesso. E tu tra l'altro hai anche, si può dire che hai un disco in uscita? Sì, ho un disco in uscita con varie canzoni, sono 10 canzoni, appunto pop sinfoniche, non liriche, quindi ci avviciniamo appunto a quello che dicevamo prima di Boccelli. E produttore e anche arrangiatore di questo disco è Claudio Corradini. Ah, Claudio, grande. So che è già stato anche qui. Sì, quindi... noi siamo affezionatissimi a Claudio. Però posso dire, nel senso, ben venga secondo me, io non sono una purista, nel senso, secondo me, insomma, ben venga ad avvicinarsi anche ad altri stili che magari possono avvicinare i giovani, certo, a questa, alla, diciamo, cultura lirica. Diciamo che è più... per tutti, ecco. Rabbrividiscono i puristi, rabbrividiscono, lo so, però... Infatti mi hanno definito un po' canzonettaro. Vabbè, sarà pure canzonettaro, però magari... Criticano imparano, sempre comunque. Imparano anche a capire cos'è la Madama Butterfly e chi era... Soprattutto la cultura, perché l'opera è cultura, insomma, anche i vestiti, tutto quanto, insieme della cultura italiana. Facciamo che tutti piccoli. Sì, delle tazzine, quindi. Una tazzina di torta. Una tazzina di torta? Tazzine di torta. Allora... Adesso noi speriamo di sì, anche perché questa è una cottura diversa. E prima di infornare, perché andrà cotto al microonde, ci vogliono solo 2 minuti e mezzo, noi ci prendiamo un minutino di pubblicità, restate con noi, quando torniamo in forno. Bentornati in cucina, qua ci sono le nostre mug, le nostre tazze di torta da mettere subito in forno. Vado in cottura. Forno microonde stavolta. Forno microonde. Per Ilenia 2 minuti. Allora 2 minuti, 2 minuti e mezzo, ok? Dipende poi intanto la grandezza della tazza, quanta pasta, quanto impasto c'è dentro e soprattutto come vogliamo la cottura al cuore, come si dice, perché se vogliamo la particolarità tipo del tortino morbido facciamo 2 minuti. Vediamo se riusciamo invece a riprendere proprio, sì dai, ce la possiamo fare. Per far vedere come lievita, è bellissimo da vedere. Invece, caro Riccardo, mentre la nostra tazza di torta lievita, giustamente... È il nostro Leo. Grande Leo, riprendi tutto. Ci puoi dire a chi ti ispiri tu come cantante? Hai qualcuno a cui ti ispiri? Certo, il mio idolo sicuramente è Mario Del Monaco. E dici niente. Dici niente. Penso che siano i più grandi cantanti mai esistiti. Cosa ci canti? Beh, se parliamo di Mario Del Monaco, penso che conosciate tutti Un amore così grande. E allora, facciamo lievitare, va, anche la nostra tazza di torta. Secondo me fa meglio del microonde lui. Vai. Sento sul viso il tuo profumo, cara come sei tu, dolce sempre di più. Per quello che mi dai, io ti ringrazierei, ma poi non so parlare, è più vicino il tuo profumo. Stringiti forte a me, non chiederti il perché, la sera scende già, la notte impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei, un amore così. Come rovinare una canzone? Un amore così. Sì, dai. Hai visto? L'ha detto lui. Che bello, belle docca. Sono riuscita a farla cantare, sì. Sì, beh, non ci vuole molto comunque. Vediamo. Grazie, Leo. Un altro minutino. Sì. Ma quindi, cioè, non è che roviniamo qualcosa se apriamo per guardare. Assolutamente no. Vai. Anche perché qui non abbiamo la dispersione di calore come potremmo averla nel forno tradizionale. Ecco, ma senti, per le tazzine invece? Allora, per le tazzine... Eccola qua? No, fa vedere l'altra. No, non faccio vedere. Falla vedere l'altra, quell'altra tazzina. Vuota. Le tazzine vuote. Allora, per una tazzina da caffè, fa vedere anche quella piena, e, sono circa... 40 minuti, 40 scusate secondi, 40, dopo, minuti, 40 minuti dopo bruciato tutto, no, 40 secondi è più che sufficiente. Eccola qui. A 750-800 watt.
Dopo dipende anche i tipi di forno a microonde che ognuno ha. Sento basso, sì, il mio microonde ci arriva, ok. Ecco. Vediamo. Guarda, riesci a vedere come aumenta? Sì, non vorrei impalare la teletra. No, non impali la teletra. Sì, Guarda. Mamma! Ci siamo? Sono pronte le nostre tazze di torta? Voilà. Belle! Grazie. Spegniamo. Spegniamo tutto. Hai visto? Quindi se, diciamo, meno di due minuti... Abbiamo il cuore. Il cuore un po' morbido. Un tortino al cioccolato. Esatto, cuore che morbido. È una cosa... Ma chissà, godiosa. Io sono un po' curiosa di sapere come, che cosa abbinerà il nostro sommelier a queste tazze di torta. Vediamo. Grazie Anna e grazie Lenia per avermi portato questa tazza di torta. Tazza di torta fatta con il cioccolato, cioccolato amaro, e quindi abbiamo bisogno di un vino molto strutturato. Un vino che sicuramente la mia scelta è caduta su un vino invecchiato, quindi stagionato in legno, che quindi ha un'ottima struttura, che è un vino dolce ma non stucchevole. E siamo nei Colliugani e non potevo che non scegliere, diciamo, un top dei Colliugani, qual è il Fior d'Arancio. Fior d'Arancio versione passita. Quello che andremo a assaggiare sarà l'annata 2009, che... Ora mi appresto a servirlo al calice e lo vedrete sicuramente anche al bicchiere, il suo colore, la caratteristica principale, l'ambrato. Questo ambrato sicuramente mi fa avere l'idea di che vino vado ad assaggiare. Che come vedete dal bicchiere, il colore è molto ambrato, ne denota la caratteristica. Poi vado al naso, si sente subito... la fortissima nota di vaniglia. Questa nota di vaniglia sicuramente si abbina bene al cioccolato amaro, quindi avevamo bisogno di un po' di contrasto per questo abbinamento. Al gusto poi sicuramente, come dicevo prima, è un dolce non stucchevole e questo ci serve per andare bene nell'abbinamento. La gradazione alcolica siamo intorno ai 13 gradi, quindi un vino molto strutturato, e la temperatura di servizio va un po' fresca, quindi andiamo non un vino, anche se è un vino passito, un vino invecchiato, non va servito a temperatura ambiente, ma preferibilmente lasciamolo a temperatura intorno ai 10-12 gradi. Grazie e alla prossima. Eccoci allora con questi nostri due piatti di oggi, insomma veramente molto sfiziosi entrambi. E poi monoporzione, se tu noti, quindi molto semplice anche poi da preparare in anticipo. Oppure se magari qualcuno è anche da solo a casa se lo può cucinare. Perché ci si deve anche coccolare. Allora, Ilenia, riassuntino delle ricette. Prima ricetta, il tortino di radicchio. Abbiamo lavato e mondato il radicchio, l'abbiamo tagliato in quarti e l'abbiamo leggermente appassito, rosolato in un fondo appunto di olio con sale e pepe. Lasciato bene appassire, asciugare dall'acqua di vegetazione, l'abbiamo fatto possibilmente leggermente raffreddare. Nel frattempo abbiamo foderato, prima unto leggermente gli stampini in una porzione con del burro, foderati con lo speck, messo all'interno un piccolo turbante di radicchio, all'interno di questo turbante dei pezzettini di asiago, una spolverata di parmigiano o grana padano, richiuso il tutto e passato in forno per circa 10-15 minuti a 180 gradi. E dopo ovviamente il giusto dessert a completamento della purtroppo, giornata. Purtroppo. Sai com'è? Succede. Succede. Allora, semplicissima questa ricetta. Prendiamo per le grandi quantità una ciotola e tutti gli ingredienti che abbiamo elencato all'inizio come ricetta li mettiamo tutti insieme, una frusta, mescoliamo, il composto che ne risulta lo versiamo nelle tazze riempendolo fino a tre quarti, mi raccomando non fino all'orlo perché altrimenti fuoriesce tutto. Mettiamo in microonde per circa 2 minuti e mezzo o 2 minuti, dipende appunto dalla grandezza della tazza, a 750 watt e il dolce è pronto per essere assaporato. Meraviglia, tra l'altro con ingredienti che sicuramente sono ma anche con una pallina di gelato o un ciuffo di panna montata, una fragola con la stagione, uno spicchio d'arancia.
Mamma mia, Ilenia! Una crema chantilly. E allora, due coccole sul divano. Su queste note, anzi, poi ci farai un due chiacchiere in cucina cantato per chiudere. Su queste note, allora io vi ricordo che questa ricetta e anche la puntata potete vederla su www.settegoldtelepadova.tv e naturalmente abbiamo anche la nostra pagina Facebook dove potrete vedere un po' di backstage. Allora noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e un due chiacchiere in cucina cantato, adesso ce lo fai. O dolci bacio, languide, carezze. Grazie mille. Riccardo Cis. Vero? Sì. Riccardo Cis, grandioso. Guarda che sicuramente sentiremo parlare di lui anche extra Europa. Secondo me è un futuro, sì. Ragazzi. Grazie, spero. Grazie Riccardo, alla prossima puntata.